Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi voglio mettere a confronto con voi il latte vegetale di varie marche e di soia. Allora, questo video verrà registrato in giorni diversi, o meglio, pomeriggio se riesco mi faccio un'altra clip, però comunque, cioè, per non buttarlo via, apro i brick, ma prima li devo finire. Allora, in questo caso ho cominciato il video adesso perché ho finito questo brick qua di latte di soia dell'Alpro, che per me parte con un punto a favore rispetto agli altri, però vediamo perché potrebbe sempre cambiare tutto. Allora, questo qui è Barista Soia. Io cerco di prenderli tutti simili e ho cercato perché qualcheduno l'ho già preso, tutti simili, però di marche diverse. Allora, ho già preso quello del Despa, quello della Granarolo, quello della Valsoia e mi mancano Ipercop e Conad, che non so se facciano dei latte vegetali a loro marchio, quindi vediamo. Allora, adesso io giro l'inquadratura e vi faccio vedere la schiuma e com'è da cotto, perché comunque varia. Ah no, comunque il Conad lo fa perché fa quello al cacao, quindi fa sicuramente anche il latte vegetale di soia normale. Qui c'è il cappuccino, come potete vedere, e qua adesso vi faccio vedere, c'è il latte normale scaldato a microonde 1 minuto e mezzo. Adesso io ci metto, così guardate anche un pochettino la schiuma com'è, e poi io dopo vi dico il gusto, scusatemi. Allora, ci metto un po' di zucchero. Ok, ancora un pochettino di qua. Vedete come fa lo zucchero con questo latte qua? Vabbè, adesso si mescola. Forse era meglio che mescolavo prima il latte, vabbè. Adesso giro l'inquadratura e assaggio tutto con voi, anche se io so già come sono i gusti, però vabbè. Ripartire dal cappuccino. Adesso io sto registrando la giornata vegetariana, quindi 24 ore da vegetariana, quindi io ne assaggio un pochettino con voi di schiuma e caffè. Ho preso anche una punta, sempre, sempre fantastico. È buono, molto buono. Se vedete un po' di verde in questa tazza qua è perché ci ho appena scaldato l'edamame, perché siccome faccio le 24 ore vegetariana, a pranzo mangio il poké. Vabbè, detto questo, ci becchiamo alla prossima clip. Adesso proviamo questo qua della Lidl, questo qui, che ha 33 calorie, esattamente come quello dell'Alpro. Però c'è da dire una cosa, questo qui è senza zuccheri aggiunti, mentre quello dell'Alpro i zuccheri ce li ha. Cioè, nel senso, non c'è scritto senza zuccheri aggiunti, quindi probabilmente avrà un po' più di gusto. Allora, qua c'ho un bicchierino di latte, ho preso solo un bicchierino normale perché da caffè, perché non so se mi piace questo latte. E qua c'è il cappuccino, che già possiamo vedere che la schiuma non è delle migliori, ok? Ho deciso che però aggiungerò al confronto, così vediamo bene tutto, anche un latte dell'Alpro. Non che sia però espresso barista, quindi ho quello di soia normale dell'Alpro, aggiungerò a confronto anche quello. Però diciamo che la schiuma qui non è il massimo. Allora, ho scaldato il latte per lo stesso tempo di quell'altro latte di soia e la schiuma l'ho messa nello stesso montatore elettrico, l'arancino della Nespresso, e quindi il procedimento è identico. Adesso andiamo all'assaggio. Allora, ho preso due cucchiaini diversi perché, essendo che è un latte che io non ho mai assaggiato, non vorrei confondere i gusti col cucchiaino. Però adesso partiamo da mettere un po' di... Anzi, voglio assaggiarlo senza zucchero e sentiamo com'è. Assaggiamo il latte normale, cioè il latte, quello lì senza caffè. Ho bisogno di assaggiarlo un attimo, però ho fatto una patina sopra, che credo sia normale ovviamente. Si sente che è senza zuccheri, quindi ce li andiamo a mettere noi, gli zuccheri. Ok. Ora, non vorrei confondermi i cucchiaini, se non sbaglio è questo qui, quello del cappuccino. Però se mi sono sbagliata, pazienza. Per ora è meglio quello dell'altro, perché non vorrei immaginare
calorie abbia quello lì normale con gli zuccheri, perché ripeto, questo qui senza zuccheri, l'altro no, quindi teniamo conto anche di questo. Non mi piace, forse da solo sì, da solo è buono, da solo, cioè da solo è buono, aspettate, non arrabbiamoci, da solo è bevibile, ecco, scotta ancora, sì, più che altro non sa di niente, per quello che è bevibile da solo, si sente che non ci sono gli zuccheri, si sente che è bio. Però ripeto, io solo questo ho trovato. Ho girato due Lidl perché ne ho due qua vicini e non ho trovato il latte di soia della Lidl normale. Non l'ho trovato, quindi questo per ora tra i due vince l'altro. Però ci sono degli altri confronti da fare, quindi che faremo nei prossimi giorni perché prima finisco questo e poi dopo apro gli altri. Sono molto curiosa di provare quello della Granarolo, vi dico la verità. Mi incuriosisce molto. Adesso, detto questo, io continuo la giornata 24 ore solo cibo vegetariano e vi lascio alla prossima clip. Allora, adesso provo il latte Granarolo, appunto, di soia, ovviamente. Questo è il latte che ho scaldato, sempre 1 minuto e mezzo, non ha fatto la patina. Adesso vi faccio vedere anche però il cappuccino prima di girare l'inquadratura. Il cappuccino ha fatto, un po' di schiuma l'ha fatta, più di quello della Lidl. Adesso giro l'inquadratura e assaggiamo tutto assieme. Allora, andiamo all'assaggio del latte. Sentire com'è. L'odore è buonissimo, pure il sapore. Non è male, non è male. Non è male. Gran scoperta questo. Potrebbe diventare il secondo latte vegetale che preferisco. Anche perché vi dico una cosa, ho visto, io quando, a me piace guardare il montalatte, che monta il latte, appunto. E vi dico la verità, ho visto un pochettino da sopra, perché comunque sopra c'è il coperchio che è trasparente, quasi trasparente, che lo stava montando benissimo, a differenza di quello della Lidl. Comunque, vi dico una cosa, adesso io sto cercando di tenere da conto tutti gli cioè, insomma, tutti i break. Quello dell'Alpro purtroppo l'ho buttato via, non ci ho pensato di tenerlo da conto, quindi, visto che ne ho altri dell'Alpro, userò quelli lì alla fine per giudicare, ecco, cioè non è che lo riassaggerò, però non è che assaggerò quelli lì, però vabbè, diciamo che in quel caso il brick che prenderò dell'Alpro sarà in sostituzione rispetto al brick che ho buttato via, però il voto sarà in base al costo del latte di quello che ho assaggiato con voi, ovviamente. Allora, ho messo un pelino di zucchero nel cappuccino. Non so se riesco a farvelo vedere. Sta facendo tipo una cremina sopra. Rimane la schiuma che si è amalgamata benissimo con il caffè. Giro l'inquadratura per farvelo vedere. Guardate. Che bello. Tra l'altro, guardandoci per curiosità, questo ha meno calorie. Il latte vegetale appunto della Granarolo ha meno calorie rispetto a tutti gli altri, però stavo pensando una cosa, stavo pensando che ricomprerò invece il brick, quello lì che ho assaggiato con voi dell'Alpro, perché essendo che devo valutare anche la tabella, mi serve quello di la tabella di quel brick lì, non, perché potrebbe variare qualcosa, non credo, però comunque per essere più precisa possibile ricomprerò quello latte lì dell'Alpro. Allora, è amara e dolce allo stesso momento. E non è lo zucchero che ci ho messo io a rendere la dolce, perché ci ho messo neanche un cucchiaio di zucchero, si può dire. Anche se questo qua è un cucchiaio enorme, però mi ha messo proprio una punta. Quindi devo caffè. Però secondo me ci vuole un pelino di zucchero in più. A me piace dolce il caffè, il cappuccino. Ci metto un po' di zucchero in più. Per non sporcare il zucchero che qua dentro mi ho rovesciato un po' così. Vabbè.
Me lo finisco di bere io poi dopo, però vi giuro che me lo finisco di bere. Adesso voglio sentire meglio questo latte qua. Questo è buono, ma per me buono vuol dire che almeno sa di qualcosa, perché quello della Lidl spero solo di robe cattive. Si sentiva troppo il gusto del cartone, che è una cosa che purtroppo con il latte vegetale che costa poco può capitare. Però questo sa di soia effettivamente. E vi dico una cosa, quello della Lidl, prima di usarlo, non mi ricordo se l'ho messo in frigorifero e poi dopo l'ho iniziato. Questo no, questo l'ho preso direttamente dalla dispensa, l'ho fatto scaldare in questo caso e poi fargli fare la schiuma anche, fargli fare la schiuma col montalatte. E vi dico che in realtà è molto buono, sì. C'è da dire una cosa, costa di più rispetto a quello della Lidl. Non tantissimo, perché non mi sembra che ci sia tutta questa differenza di prezzo, perché sennò l'avrei notato. Però questo è buono. È un pelino sotto come qualità secondo me rispetto a quello dell'altro, però se la gioca bene. Ci vediamo col prossimo latte. Continuo così il video. Qua c'è il latte di soia del Conad. Questo qua, biologico. Ok, ho trovato solo questo. Che devo dire che per adesso è quello con più calorie. Questo ve lo devo dire. Allora, vi avviso già che però le prossime volte il latte lo scalderò nel montalatte, perché nel microonde tende a fuoriuscire. Infatti vedete un po', ne avevo messo di più, un po' è uscito, ho dovuto pulire il microonde. Adesso io giro l'inquadratura e assaggio con voi questo latte di soia. Eccoci qua. Allora, io direi di partire da questo qui. Ho il cucchiaino separato, voglio sentire com'è. Proprio il gusto. Non mi sembra male per ora. Allora, vi devo dire una cosa. Non è male. È biologico pure questo, quindi come quello del Lidl, ovviamente ha più calorie. Quindi sicuramente sarà un po' più gustoso. Queste clip saranno velocizzate come quelle precedenti, perché sennò il video viene lunghissimo. Anche perché ho preso un altro latte di soia della Lidl. Questa volta non biologico e lo voglio assaggiare con voi, ovviamente. Quindi abbiamo ancora Conad, che lo stiamo facendo adesso, Despar, Lidl e Varsoia, quindi ce ne sono ancora un po' da assaggiare. Ok, ci metto un po' di zucchero e prima di bere tutto questo andiamo con la schiuma del cappuccino e poi un pelino di cappuccino, voglio sentire com'è la schiuma. Vuoi vedere che questo è più buono? Non di quello dell'altro, ovviamente quello no, però è più buono. È più buono anche quasi di quello della gamma d'oro, mi sembra. Cioè, io ho pensato, ne ho assaggiato uno buono, adesso mi prendo quello cattivo. Invece è andata bene. Allora, è vero, questa è dosatura, quindi si fa così. Ok. Ho messo circa 2 grammi e mezzo di zucchero. Questo è un dosatore di 0,5. Poi non è mai 0,5 perché è un po' meno, però un po' meno. Fa un 3 con questa, perché si vede che ha zuccherato la schiuma e non il caffè. Buono, non dà troppo sapore al caffè, questo cioè, bisogna dirlo, però è bevibile, ok? Quindi per ora la classifica è altro, verso natura Conad, Granarolo e poi Lidl. Però ci penso, perché potrebbe pure cambiare, potrei invertire verso natura Conad e Granarolo, ovviamente la prima e l'ultima posizione rimangono invariate per ora. E più che altro bisogna che me le scrivo, così magari verso la fine di qualche giorno vi so dare La scaletta, quella lì, insomma, le referenze, quelle lì giuste, ecco. Ora, continuo il video così. Questo qui è il Soya Drink Barista del Despar. Interspar in questo caso, perché l'ho preso all'Interspar. Questo qui è quello scaldato e questo qua, il cappuccino, c'è la schiuma. Adesso lo assaggio con voi. Allora, ho un cucchiaio e un cucchiaino. Qua ci sono gli highlights dell'Inter. Adesso voglio assaggiare il latte, questo qui caldo. Non è male. E la schiuma non è male.
forse è un pelino più buono rispetto a quello del Conad, però adesso lo assaggio meglio. Decisamente. Per ora la scaletta è Alpro, Granarolo e poi avevo messo per il merito Conad, invece pensandoci no. Terzo posto questo qui della Despar, poi c'è quello del Conad e poi come ultima c'è quello, c'è quello del Lidl per adesso. Comunque questo qui ha 35 calorie, quindi più o meno sono lì con quello, cioè è lì con quello della Alpro. E comunque le mettiamo a confronto tutte alla fine. Adesso io finisco questo in questi giorni e poi dopo procediamo con gli altri. Allora, procedo col provare questo latte di soia qua, della Valsoia. Vi dico che è il più calorico. E, vabbè, infatti ne ho messo poco. Allora, qua c'è quello lì scaldato a microonde, sempre per 1 minuto e mezzo. E qua c'è quello lì col cappuccino. Assaggiamo il tutto assieme. Allora, metto, ho sempre 2 cucchiai diversi, quindi così non confondo i gusti. Questa è mia figlia che non vuole dormire. Metto un po' di zucchero e poi sentiamo com'è. La schiuma l'ha fatta, però è troppo calorico per essere un latte di soia. A basso contenuto di zuccheri. Beh, effettivamente di zuccheri. Vabbè, comunque lo confronteremo con gli altri. Forse era meglio assaggiare prima la schiuma e dopo metterci lo zucchero. Procedo con il latte di soia, appunto, per sentire com'è. Allora, ho fatto la patina, sopra la patina nel senso la pellicolina, ecco, per intenderci, quindi... Vedete? Però non è niente di speciale. Più o meno il gusto come quello del Conad, quindi tanto vale prendere quello del Conad. Anche perché quello del Conad ha meno calorie, quindi dobbiamo guardare un po' anche quello. La classifica è Alpro, Granarolo e poi ho messo Despar, Interspar e rimane così. Conad e poi guardando anche appunto, cioè bisogna tenere conto anche delle calorie, Valsoia e Lidl, perché è buono, ha più gusto sicuramente, di quello del Lidl. Però ha lo stesso gusto di quello del Conad, quindi è quello del Conad a meno calorie e probabilmente costa anche meno, adesso non me lo ricordo. I prezzi non ve li dirò perché non me li ricordo. E vabbè, adesso io mi bevo sta roba, cioè sta roba, il latte vegetale, e poi dopo ci becchiamo con l'ultimo latte, perché questo qui è il penultimo, in poche parole. Ora, siamo giunti all'ultimo latte del video. Il latte in questione, adesso ve lo prendo e vi faccio vedere qual è. Il latte in questione è questo qui del Lidl, però non è quello bio, è quello normale. Allora, adesso voglio fare una cosina con voi. Cioè, voglio andare a assaggiare. Ha fatto un po' di schiuma, come avete visto, sto giro. Oh, non è male. Voglio sentire anche il latte, questo qua scaldato. Non è male. Adesso assaggio un attimino... con un cucchiaino diverso metto lo zucchero, ovviamente. Assaggio un attimino il caffè con la schiuma per sentire come questa schiuma effettivamente col caffè. Non è male. Allora adesso parliamo subito un attimino per quanto riguarda il gusto. Allora, cambia ancora. Alpro. Poi non mi ricordo se avevo messo Despar o Granarolo. Adesso un attimo che controllo. La classifica finale a livello di gusto è Alpro, Granarolo, Lidl, questo qui, Despar, Valsoia, Conad e Lidl Bio, quindi questo qui dell'Avemondo Bio. Adesso guardiamo un attimino i valori nutrizionali e mi devo andare a prendere il brick della Valsoia. In ordine di calorie è Alpro, Granarolo, Bio bevanda soia, poi c'è questo, perché ne ha 40, come il Despar, quindi lo mettiamo pari merito, poi c'è quello del Conad e poi c'è questo qua che ne ha 62.
cioè tantissime, per una cosa che dovrebbe far bene, perché in teoria la soia dovrebbe far bene. E vabbè, questa è la classifica finale, questo video durerà un mucchio, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!